grazie. Alzato la temperatura. Sì, grazie. Dico sempre il contrario, come quando dico la luce. Partecipato, spero di stimolarvi, di aiutarvi a entrare dentro la cellula e cercare un pochino di capire come funziona la nostra cellula, cosa fa l'ossigeno dentro la nostra cellula e cosa possiamo fare appunto per aiutare la cellula a usare l'ossigeno nel miglior modo possibile. Giorgio ha detto che quando siamo di fronte all'iperossia, a una iperossigenazione, andiamo incontro al stress ossidativo, ma poi vedremo che al contrario, quando siamo in ipossia e in carenza di ossigeno, la fa da padrona la patologia tumorale, quindi dobbiamo cercare di trovare il giusto equilibrio per avere una cellula in salute. Come vedete, io lavoro all'Università di Urbino, sono una biochimica clinica, quindi ho una prospettiva molto intracellulare come formazione, però cercherò di essere anche semplice, voi magari fermatemi se anche avete qualche domanda o non capite, cercherò di farvi capire quella che è la mia esperienza di ricerca scientifica con questo integratore nutrizionale che è Cellfood, e vi vorrei portare appunto le nostre evidenze scientifiche per farvi capire appunto l'importanza di questo supplemento. Come diceva Giorgio, la funzione principale dell'ossigeno che respiriamo è quella di produrre energia all'interno della cellula attraverso l'attività mitocondriale, attraverso la respirazione mitocondriale, un processo biochimico che si chiama fosforilazione ossidativa, e vedete che ci permette di produrre energia sotto forma di ATP. Ne produciamo 36 molecole, vedete? 6 molecole di ossigeno si combinano con una molecola di glucosio che assumiamo con la dieta, produciamo anidride carbonica e acqua e 36 molecole di ATP. L'ATP è la molecola fondamentale per tutti i nostri processi biologici. Ne vediamo alcuni. Dove viene utilizzato l'ATP principalmente? La cellula muscolare ha una importantissima respirazione mitocondriale. Pensate che per la contrazione muscolare è necessaria una grande quantità di energia, e quindi il consumo di ossigeno durante l'attività fisica aerobica, soprattutto se è intensa e prolungata, favorisce la respirazione cellulare a livello mitocondriale per produrre energia, quindi energia per la contrazione muscolare. Qual è un'altra cellula che consuma tanto ossigeno per produrre energia? Il neurone, la cellula nervosa. Pensate che il tessuto cerebrale, quindi il sistema nervoso centrale, consuma oltre il 20% dell'ossigeno che respiriamo. Anche in questo caso, vedete, il neurone è ricchissimo di mitocondri per la produzione di energia. Vedete la trasformazione del glucosio e dell'ossigeno in ATP e anidride carbonica. Quindi per le funzioni cerebrali il neurone consuma tanto ossigeno. Qual è un'altra molecola che consuma tanto ossigeno? Magari la conosciamo di meno o comunque ne parliamo di meno. Io mi occupo anche di infertilità alla nostra sezione, e ci occupiamo del ruolo dello stress ossidativo nell'infertilità di coppia. Lo spermatozoo, per esempio, vedete, ha questa porzione centrale ricchissima in mitocondri. Questi sono mitocondri visti al microscopio, proprio perché per la motilità della sua coda e quindi per acquistare la sua capacità fecondante è necessario produrre grandi quantità di energia, e quindi anche lo spermatozoo consuma tanto ossigeno. Quindi vedete, questi sono solo tre esempi di
cellule che respirano e che quindi consumano ossigeno per produrre energia per la loro funzione, ma tutte le nostre cellule dell'organismo, per le più svariate funzioni, consumano ossigeno. Quindi ossigeno per la vita, e questo è il vero significato, la produzione di energia per i nostri processi vitali. Qual è il rovescio della medaglia a cui accennava Giorgio? Che all'interno della cellula, durante la respirazione mitocondriale, questa vedete la membrana interna del mitocondrio, ci sono dei complessi dove avviene appunto la fosforilazione ossidativa e la produzione di ATP. Durante questo processo, in cui l'ossigeno viene trasformato in acqua per produrre ATP, si producono anche specie chimiche ossidanti, chiamate ROS, specie reattive dell'ossigeno, che possono causare gravi danni alla cellula proprio perché ossidano le biomolecole presenti nella cellula e che quindi hanno a seconda appunto della quantità che viene prodotta, possono avere una funzione fisiologica nell'omeostasi cellulare o una funzione patologica. Quando vengono prodotte queste specie chimiche? Questa è una reazione chimica, ma la cosa importante è che quando l'ossigeno viene trasformato completamente ad acqua, non si ha formazione di specie chimiche tossiche. Al contrario, se c'è una riduzione incompleta dell'ossigeno, vedete univalente oppure bivalente, si formano degli intermedi di reazione altamente reattivi che vanno a ossidare le nostre molecole. Purtroppo, vedete, un 5% del metabolismo cellulare implica reazioni di riduzione completa dell'ossigeno. Quindi se la normalità è l'ossigeno che viene trasformato ad acqua durante la respirazione mitocondriale per la produzione di ATP, ci sono alcune eccezioni, un 5%, di produzione di specie chimiche tossiche, chiamate ROS oppure anche radicali liberi. E il loro danno e la loro tossicità, come dicevo, dipende dalla quantità che ne viene prodotta, perché se l'aumento, vedete, è moderato e di breve durata, siamo nella fisiologia e nell'omeostasi. In questo caso la produzione di ROS è importante perché, vedete, attiva meccanismi molecolari che aiutano la cellula ad adattarsi e a proteggersi proprio dai ROS stessi. Questo è un meccanismo intracellulare, ci sono alcune proteine. Il fattore importante si chiama NRF2. Questa molecola di solito sta nel citoplasma ed è inattiva, sta legata a questa proteina che si chiama KIP1. Quando ci sono ROS prodotti durante il metabolismo cellulare, questa molecola NRF2 migra dal citoplasma al nucleo e a livello del DNA, vedete, si lega e attiva la trascrizione di enzimi antiossidanti. Quindi che cosa vuol dire? Che piccole concentrazioni di ROS aiutano proprio la trascrizione di enzimi antiossidanti. Ne ho portato un esempio, glutatione perossidasi, non so se la conoscete, è un enzima antiossidante che aiuta a neutralizzare i perossidi, come ad esempio il perossido di idrogeno, l'acqua ossigenata sarebbe. Quindi vedete quanto sia importante, come anche diceva Giorgio, non dobbiamo arrestare la produzione di specie chimiche ossidanti, la produzione di ROS, perché una piccola quantità aiuta proprio a mantenere la cellula attiva per difendersi, alla difesa, quindi la cellula si protegge attivando la trascrizione di enzimi antiossidanti. Quindi quando sono pericolosi? Quando ne vengono prodotti in elevata quantità e per lunghi periodi. Siamo dunque, vedete, nella patologia e quindi a questo punto si attivano meccanismi intracellulari che possono portare anche alla morte della cellula stessa, perché vedete i radicali liberi che vengono prodotti dal mitocondrio vanno ad ossidare i fosfolipidi di membrana, vanno ad ossidare le proteine, quindi capite che la cellula comincia a perdere la propria funzionalità.
e se non riesce a riparare questi danni, la cellula va proprio incontro a morte cellulare. Quindi in questo caso, quando l'esposizione è prolungata e i livelli di ROS sono elevati, siamo in una condizione di stress ossidativo. Questa figura l'ha mostrata anche Giorgio. La condizione di stress ossidativo è considerata quindi uno squilibrio chimico tra un aumento di specie reattive dell'ossigeno che sono ossidanti e una riduzione delle difese antiossidanti della cellula che sono proprio deputate alla loro neutralizzazione. Come dicevamo, a far aumentare la produzione di specie chimiche ci sono sia agenti chimici che fisici, radiazioni, farmaci, fumo, alcol, inquinamento. A ridurre le nostre difese antiossidanti spesso una ridotta assunzione, per esempio una ridotta assunzione di vitamine antiossidanti, una diminuita sintesi, una ridotta capacità di utilizzazione. Quindi vedete, è uno squilibrio chimico tra questi due processi. E il danno cellulare, come dicevamo, se non viene riparato, diventa un danno tissutale, un danno d'organo, un danno sistemico. Si va quindi amplificando. E oltre ad avere l'invecchiamento cellulare, abbiamo anche l'insorgenza di numerose patologie cronico-degenerative che vanno, vedete, dalle malattie cardiovascolari alla neurodegenerazione al cancro. Questa è una figura che riassume un po' le patologie legate allo stress ossidativo. Quindi la cosa più importante a questo punto è riuscire a modulare all'interno della cellula la concentrazione dell'ossigeno. E quindi è qui che introduciamo i modulatori fisiologici. Vedete, nel 2010 il professor Cornelli definiva i modulatori fisiologici come delle sostanze naturali che hanno la caratteristica di modulare i processi biologici sia in senso positivo che in senso negativo. Noi oggi vogliamo parlare proprio nello specifico dei modulatori fisiologici dell'ossigeno, quindi nutraceutici che modulano l'ossigeno a livello cellulare in modo da trarre tutti i benefici dell'ossigenazione in termini energetici, in termini di produzione di ATP, ma senza intercorrere nei processi ossidativi legati alla respirazione cellulare. Quindi dobbiamo ossigenare e proteggerci dai radicali liberi dell'ossigeno che possono portare a stress ossidativo. Questa è una figura simpatica dell'oxygen bar, mi sembrava carino, perché dobbiamo cercare appunto di trarre solo i benefici dall'ossigenazione cellulare senza intercorrere nello stress ossidativo. E qui che nasce la nostra esperienza di ricerca scientifica, studiando appunto questo integratore naturale che si chiama Cellfood. Vedete, ha una componente naturale dall'alga marina Lithotamnion calcareum e contiene dispersi in forma colloidale, vedete, aminoacidi, enzimi, oligoelementi e solfato di deuterio in tracce. Quindi questa è la composizione chimica di questo integratore. Primi studi, proprio anche condotti credo dal professor Iorio, o comunque presentati da lui, vedete, nel 2006 ad un congresso, avevano dimostrato proprio che che Cellfood in soluzione acquosa, vedete, aumentava nel tempo la disponibilità di ossigeno. Quindi dopo 60 minuti, vedete, si aveva un aumento della concentrazione di ossigeno disciolto nell'acqua. Quindi questa era appunto la prima evidenza del fatto che questo integratore favorisse appunto il rilascio di ossigeno. Contemporaneamente, lo studio della capacità antiossidante di questo integratore con un test diagnostico, diciamo, dimostrava che Cellfood aveva una capacità antiossidante altissima. Quindi queste sono le prime evidenze: capacità di liberare ossigeno, capacità antiossidante. Da queste prime evidenze poi sono nate una serie
di evidenze sperimentali in vitro condotte da diverse università italiane, tra cui appunto l'Università di Urbino, che hanno dato forza all'utilizzo di questo integratore come molecola antiossidante, proprio perché le prove in vitro, tutte in maniera diciamo coerente, hanno dimostrato l'efficacia protettiva di questa miscela antiossidante contro appunto il danno ossidativo. Questo è il primo studio del 2011 dell'Università di Milano, della professoressa Maria Elena Ferrero, dove somministrando Cellfood a cellule endoteliali in coltura si aveva un aumento del consumo di ossigeno e un aumento della produzione di ATP. Fondamentalmente quindi si aveva un aumento del metabolismo respiratorio mitocondriale, quindi un aumento di fosforilazione ossidativa e quindi di produzione di ATP. Contemporaneamente in questo studio si dimostrava come anche Cellfood era in grado di inibire la generazione di radicali liberi indotti dall'ifosia, favorendo l'espressione di questo enzima antiossidante mitocondriale che si chiama superossido dismutasi. Quindi da una parte vedete un miglioramento del metabolismo energetico ed una protezione attraverso appunto la sintesi di questo enzima antiossidante. La superossido dismutasi è un enzima, vedete, SOD, che si trova all'interno del mitocondrio e agisce neutralizzando l'anione superossido. È una specie chimica dell'ossigeno, è un radicale libero e quindi quando viene prodotto durante la fosforilazione ossidativa mitocondriale questo enzima lo neutralizza subito a perossido di idrogeno, vedete, poi a sua volta c'è la catalasi che lo neutralizza ad acqua. Quindi nel mitocondrio ci sono importanti difese antiossidanti per neutralizzare i radicali liberi che si producono durante la fosforilazione ossidativa. Quindi questo era già un dato molto importante a sostegno dell'attività di Cellfood come proprio favorente il metabolismo energetico cellulare, grazie appunto ad un aumento di ossigeno intracellulare ed un aumento di sintesi di ATP. In seguito abbiamo all'Università di Urbino proseguito gli studi in vitro, andando ancora ad approfondire gli effetti protettivi antiossidanti contro il danno ossidativo in vitro. E questo era il modello sperimentale. Vi spiego brevemente come è stato fatto lo studio. Abbiamo scelto, vedete i target dell'ossidazione, abbiamo scelto due biomolecole, il glutatione, che sapete che è il principale antiossidante intracellulare, abbiamo scelto il DNA come molecola bersaglio dell'ossidazione e due cellule circolanti come gli eritrociti e i linfociti, quindi estratti da sangue. No, sarà giù in fondo. È sotto. Ah, è sotto. Sì. Di risalire al sesto piano. Sesto piano. Bravo. Quindi al nostro sistema abbiamo poi aggiunto tre diversi ossidanti che vengono comunemente prodotti durante il nostro metabolismo cellulare. Abbiamo scelto il perossido di idrogeno, i perossidi radicali e l'acido ipocloroso, poi li vediamo nel dettaglio. Quindi abbiamo ossidato le biomolecole e le cellule con questi ossidanti sia in presenza che in assenza di Cellfood. Quindi abbiamo voluto vedere che cosa faceva Cellfood in presenza di uno stress ossidativo, di un'ossidazione. Vedete, abbiamo fatto una dose dipendenza, siamo partiti da piccole concentrazioni fino ad arrivare a concentrazioni più alte, che più o meno, vedete, corrispondevano da una goccia in un bicchiere d'acqua a 50 gocce in un bicchiere d'acqua. In genere la posologia sono 8 gocce in un bicchiere d'acqua 3 volte al giorno. Correggimi Giorgio se dico qualcosa di sbagliato. Quindi siamo andati a valutare anche un effetto dose dipendente, quindi mantenendo centrali le dosi che vengono poi utilizzate nella... Buongiorno. Ciao.
vi dicevo, abbiamo scelto tre tipi di ossidanti. Per farvi capire, il primo che abbiamo utilizzato, il perossido di idrogeno, come vi dicevo, altro non è che l'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata è potenzialmente tossica perché in presenza di metalli come il ferro e il rame favorisce la produzione di un radicale libero molto reattivo che si chiama radicale idrossile. E quindi è molto importante che la cellula mantenga limiti la disponibilità sia di ferro che di rame attraverso proteine di accumulo e di trasporto. Quindi vedete, abbiamo ad esempio a livello ematico la transferrina e la ceruloplasmina, la transferrina per il ferro, la ceruloplasmina per il rame, e proteine di accumulo all'interno della cellula come la ferritina, che sequestrano questi metalli di transizione per limitarne la disponibilità, di modo che l'acqua ossigenata non possa produrre questo H radicalico, radicale idrossile. Il secondo agente ossidante che abbiamo utilizzato sono i perossi radicali. I perossi radicali hanno la caratteristica di dare origine a reazioni di ossidazione a catena, in particolare hanno come bersaglio i lipidi, quindi la lipoperossidazione è il processo che porta all'ossidazione dei lipidi. Questo è un esempio di membrana cellulare con i fosfolipidi che viene, diciamo, danneggiata ossidativamente dai radicali liberi, ed in particolare i fosfolipidi che vengono attaccati sono quelli sono acidi grassi poliinsaturi, quelli che hanno i doppi legami carbonio-carbonio, quindi perché sono quelli più suscettibili proprio all'ossidazione. Quindi questa era la seconda molecola ossidante che abbiamo scelto. L'ultimo è l'acido ipocloroso. L'acido ipocloroso altro che non deriva dall'ipoclorito, che è la nostra candeggina, che viene utilizzata come disinfettante perché appunto il ruolo è proprio quello di neutralizzare i patogeni. Anche quindi nel nostro corpo l'acido ipocloroso viene prodotto, vedete, questo è un esempio, una ferita, vedete, patogeni che entrano e i neutrofili che appunto fagocitano i patogeni e producono acido ipocloroso per uccidere i batteri. Quindi in questo caso, vedete, è un meccanismo di difesa, quindi è un effetto protettivo. Tuttavia l'acido ipocloroso, quando viene prodotto in grande quantità, vedete, penetra facilmente dentro le membrane e aggredisce anche in questo caso lipidi, proteine, DNA, e ossida in particolare il glutatione, quindi riducendo le difese intracellulari. Quindi noi abbiamo scelto queste tre molecole ossidanti che vengono comunemente prodotte durante il nostro metabolismo cellulare e abbiamo voluto vedere se Cellfood era in grado di proteggere sia le biomolecole che le cellule dall'ossidazione. Questi sono i risultati. Cominciamo dal glutatione. Vedete, il glutatione è, come vi dicevo, il principale antiossidante intracellulare. Quando viene ossidato si trasforma in GSSG, in pratica sono due molecole e c'è un ponte di solfuro che le unisce, indipendentemente dalla chimica, questa è la forma ossidata, questa è la forma ridotta. Quando il glutatione è ossidato non funziona più come ossidante, per cui è importante che il glutatione all'interno della cellula resti sempre nella sua forma ridotta per poter funzionare come antiossidante. E allora cosa succede nel nostro sistema? Vedete, il controllo è il glutatione che ha concentrazione massima ancora non ossidato. Dove c'è la freccia siamo di fronte all'ossidazione da parte dei tre agenti ossidanti. Vedete, nella nostra miscela di reazione il glutatione ridotto si riduce drasticamente. Tuttavia, vedete, se l'ossidazione avviene in presenza di dosi crescenti di Cellfood si ha un aumento dose dipendente della concentrazione di GSH che ritorna a livelli paragonabili a quelli del controllo non ossidato. Quindi questa è
la dimostrazione di come SF Food sia in grado di ridurre l'ossidazione del glutatione in presenza di stress ossidativo e quindi preserva le difese antiossidanti endogene, perché vi dicevo che il glutatione è il più importante antiossidante intracellulare. Come seconda molecola bersaglio dell'ossidazione avevamo scelto il DNA. Vedete, questa è la doppia elica del DNA che subisce un insulto ossidativo e si rompe. Quindi il DNA, quando è ossidato, perde la sua integrità molecolare ed è quello che abbiamo visto nella nostra miscela di reazione. Il controllo presenta il 100% di integrità, quindi il DNA è integro. Quando viene ossidato, vedete, l'integrità si riduce fortemente. Se però l'ossidazione avviene in presenza di dosi crescenti di self-food, vedete, aumenta l'integrità della molecola di DNA fino a tornare appunto a valori paragonabili a quelli del controllo. Quindi questo significa che self-food è in grado di proteggere il DNA dall'ossidazione, e questo è un concetto fondamentale che ritroveremo poi nell'ambito della patologia tumorale, perché comunque la fase iniziale della carcinogenesi è legata ad una mutazione a carico del DNA, un danno a carico del DNA, spesso causato dai radicali liberi dell'ossigeno. Quindi proteggere il DNA dal danno ossidativo vuol dire preservare la nostra informazione genetica e soprattutto preservare la cellula dall'insorgenza del tumore. Oltre a proteggere il DNA nucleare, molto importante è anche la protezione del DNA mitocondriale. Sapete che il mitocondrio presenta molecole di DNA circolare che sono molto sensibili e suscettibili al danno ossidativo, perché nel mitocondrio abbiamo proprio la fosforilazione ossidativa, abbiamo proprio la produzione di energia e di radicali liberi. Per cui rispetto al DNA nucleare, il DNA mitocondriale è molto suscettibile all'ossidazione e inoltre manca di efficienti sistemi di riparazione. E si è visto infatti che il danno ossidativo al DNA mitocondriale è implicato nei processi di invecchiamento cellulare e in alcune patologie neurodegenerative. L'abbiamo visto all'inizio che il neurone, che è il sistema nervoso centrale, consuma oltre il 20% dell'ossigeno che respiriamo e quindi il neurone produce una grande quantità di radicali liberi. Perché poi è una molecola anche molto sensibile all'ossidazione? Perché il neurone, vedete, è ricco di acidi grassi poliinsaturi, come l'acido arachidonico, sono quei famosi acidi grassi che vi dicevo hanno doppi legami che sono molto suscettibili all'ossidazione. Quindi le membrane dei neuroni sono ricche in acido arachidonico. Il neurone presenta anche bassi livelli di difesa antiossidanti in termini di enzimi antiossidanti, quindi una bassa attività di enzimi antiossidanti, e anche ha un alto contenuto di ioni ferro. E abbiamo visto che il ferro, quando si combina con il perossido di idrogeno, genera radicali liberi. Quindi capite che il sistema nervoso centrale è uno dei tessuti più bersagliati dal danno ossidativo, quindi la neurodegenerazione in termini di malattia di Alzheimer, di morbo di Parkinson, hanno una grande componente ossidativa. Quindi riuscire a proteggere il neurone dall'ossidazione è fondamentale per prevenire la neurodegenerazione. E come vi dicevo e vi avevo anticipato, vedete, il danno ossidativo al DNA è strettamente legato al cancro. Vedete, questa è una cellula sana che subisce un danno al DNA, però se lo riesce a riparare, il sistema torna ad essere funzionale e la cellula continua, diciamo, la sua attività biologica. Ma se il danno al DNA non viene riparato e quindi si ha una cellula che ha accumulato DNA danneggiato, vedete che ci sono tre possibili strade a seconda del tipo di danno.
l'invecchiamento cellulare, la cellula va in apoptosi, cioè la cellula muore, l'apoptosi è una morte, un tipo di morte cellulare, o la cellula si trasforma. Se il danno avviene in geni critici, poi vedremo anche quali, la cellula si trasforma e diventa una cellula tumorale. Quindi proteggere il danno, proteggere il DNA dal danno ossidativo, che sia, vedete, un danno endogeno, quindi prodotto da radicali liberi che vengono, che derivano dal metabolismo cellulare, oppure radicali liberi che vengono prodotti da fonti esogene, come per esempio i raggi ultravioletti del sole. In ogni caso, indipendentemente da quale sia la fonte di radicali liberi, l'esito finale può essere la trasformazione della cellula sana in una cellula cancerosa. Quindi se l'ossidazione è elevata e non siamo in grado di riparare il danno al DNA. Quindi proteggere il nostro acido nucleico dall'ossidazione è fondamentale. Siamo proprio di fronte a una medicina preventiva. Vediamo ora i risultati che abbiamo ottenuto sulle cellule. Abbiamo detto i linfociti e gli eritrociti. Abbiamo misurato la formazione di radicali liberi intracellulari con una sonda che diventa fluorescente quando viene ossidata, quindi maggiore la fluorescenza, maggiore è l'ossidazione intracellulare. Vedete, una cellula linfocita normalmente ha bassi livelli di fluorescenza intracellulare, quindi bassi livelli di radicali liberi. Se viene ossidato, vedete come aumenta la fluorescenza. E invece si vede come c'è un effetto protettivo dose dipendente di Selfood che riporta i livelli di radicali liberi intracellulari paragonabili a quelli del controllo. Quindi assolutamente si vede che non solo attivo contro le biomolecole, ma questo è un sistema cellulare e quindi c'è una protezione antiossidante contro il danno ossidativo intracellulare. Analogamente abbiamo sottoposto gli eritrociti a ossidazione. Vedete quali sono gli effetti dell'ossidazione ai lipidi di membrana? Si ha una lisi proprio della membrana eritrocitaria, perché quando la membrana cellulare si ossida, l'eritrocita si lisa, quindi si ha emolisi, rilascia emoglobina e tutto il suo contenuto intracellulare. Quindi siamo andati a misurare nel nostro sistema il rilascio di emoglobina in presenza di ossidazione. Allora vedete come il rilascio è nullo naturalmente nel controllo, che non è ossidato, ma che in presenza dei tre agenti ossidanti, vedete, abbiamo un'emolisi eritrocitaria massiccia. In presenza invece di Selfood si ha una riduzione dose dipendente dell'emolisi eritrocitaria. Quindi anche in questo caso questo risultato ci ha ancora confermato di come Selfood sia in grado di bloccare queste tre specie ossidanti e quindi di proteggere le cellule dal danno indotto appunto da radicali liberi. Questo è molto importante non solo nella patologia, abbiamo già visto la neurodegenerazione, il cancro, ma è molto importante anche stati più fisiologici come ad esempio l'attività fisica. Non dimentichiamoci la prima diapositiva che il muscolo è una cellula, la cellula muscolare, utilizza tantissimo ossigeno per la contrazione muscolare. Quindi un muscolo che esegue un'attività fisica aerobica intensa e prolungata attiva una grande produzione di radicali liberi e quindi si ha rischio di un grave danno cellulare. E a soffrirne non è solo la membrana, non è solo la cellula muscolare, ma sono anche i globuli rossi. Per quale motivo? I globuli rossi trasportano ossigeno, quindi è naturale che durante lo sforzo aerobico intenso aumenta il trasporto di ossigeno ai tessuti e si ha una iperproduzione di radicali liberi dovuti proprio all'aumento del metabolismo eritrocitario.
e in parte anche l'attivazione dei neutrofili che producono acido ipocloroso. Abbiamo appena visto che quando il globulo rosso è attaccato dai radicali liberi viene danneggiata la sua membrana eritrocitaria e quindi si lisa e quindi si può avere riduzione del numero di globuli rossi circolanti. Infatti l'anemia dell'atleta è una condizione che è piuttosto frequente chi pratica sport di fondo e quindi ad esempio podisti, ciclisti, maratoneti, quindi chi fa attività fisica aerobica prolungata spesso può andare incontro ad anemia favorita proprio anche dall'ossidazione e quindi dalla lisi degli eritrociti a causa appunto dell'aumentato consumo di ossigeno. Come vi dicevo, la cellula muscolare, producendo tanti radicali liberi per produrre energia, rischia di danneggiarsi, perché se le difese antiossidanti non riescono a proteggere i lipidi e le proteine dal danno ossidativo, la cellula muscolare perde la sua funzionalità, si ha un declino nelle performance atletiche e anche un più lento recupero. Quindi anche in uno stato più fisiologico come l'attività sportiva è necessario proteggersi dal danno ossidativo. E vediamo quindi a questo punto quali sono invece le evidenze in vivo, quindi in vitro abbiamo visto come Cellfood sia una molecola che favorisce l'ossigenazione cellulare, la sintesi di ATP e funziona come molecola antiossidante. Vediamo ora in vivo, cioè persone a cui è stato somministrato Cellfood, qual è stata la risposta della supplementazione. Questo è un primo studio dove sono stati valutati i metaboliti reattivi dell'ossigeno, i ROM, a livello sierico, quindi siamo a livello di sangue, e vedete sono state scelte tre popolazioni che sono a rischio di stress ossidativo come i fumatori, gli atleti e persone sovrappeso, e si vede che dopo 30 giorni di assunzione di questo integratore c'è una riduzione di metaboliti reattivi dell'ossigeno in tutte e tre, le categorie. E quindi questa era la prima dimostrazione che questo integratore anche in vivo ha capacità antiossidante. Altre evidenze sono state poi ottenute nell'ambito sportivo in atleti professionisti quali maratoneti e vedremo poi anche ciclisti. Questo è uno studio, vedete, del 2001 in Sudafrica, all'Università di Pretoria, ha supplementato 45 maratoneti con Cellfood e poi hanno fatto test di valutazione di performance fisiche prima e dopo il trattamento, e in questi maratoneti vedete si aveva proprio un miglioramento del quadro ematochimico, delle prestazioni cardiorespiratorie e una riduzione del lattato sierico, quindi diciamo dati che evidenziavano come con Cellfood aumentava la disponibilità di ossigeno e quindi si aveva un miglioramento poi anche delle performance fisiche. E il risultato analogo è stato ottenuto anche, questo è uno studio della Slovenia, su ciclisti professionisti, vedete 16 atleti che durante il periodo di allenamento si sono sottoposti a supplementazione con Cellfood e anche in questo caso vedete aumento della potenza massima con riduzione del lattato sierico, quindi anche durante il periodo di allenamento un miglioramento della performance ciclistica. Quindi nello sport senz'altro questi studi hanno permesso di evidenziare come questo integratore sicuramente favorisca l'ossigenazione cellulare e quindi migliori la respirazione mitocondriale e la produzione di ATP, ma grazie alla capacità antiossidante si previene i fenomeni proprio ossidativi legati a questa produzione. Poi abbiamo visto che contrasta l'acidosi generata dall'ipossia, quindi riducendo i livelli di lattato e quindi ritardando l'insorgenza della fatica, e quindi miglioramento delle prestazioni cardiorespiratorie. Quindi non solo nella patologia ma anche nella fisiologia, questo è un nutraceutico che sicuramente ha, in particolare appunto nell'ambito sportivo, un grande utilizzo. Nella
la patologia ci sono diversi studi importanti che hanno dimostrato l'efficacia della supplementazione di questo antiossidante. Questo è il primo studio del 2007, è l'Università di Siena che ha supplementato pazienti con fibromialgia con Selfood. La fibromialgia è una patologia complessa, è una sindrome in cui ancora l'eziopatologia non è ben identificata, sembra comunque che in parte sia dovuta anche a disfunzione mitocondriale. Quindi, da una parte, grazie al miglioramento dell'attività mitocondriale di Selfood e la sua protezione antiossidante sul DNA mitocondriale, si è voluto andare a vedere proprio gli effetti del supplemento nel paziente fibromialgico. E dopo 12 settimane di trattamento rispetto a un gruppo placebo, si è visto che sono migliorati in maniera significativa i parametri legati alla sintomatologia dolorosa, la debolezza muscolare, la stanchezza al risveglio. Quindi anche in questo caso c'è stato, diciamo, un beneficio clinico legato alla supplementazione ai pazienti con fibromialgia. Un altro studio è stato effettuato dalla professoressa Bamonti dell'Università di Milano su donne osteopeniche. E in questo caso c'è stata una supplementazione con Selfood Silica Plus, in cui alla Selfood è stato abbinato il silicio colloidale. Sapete che il silicio è questo minerale che favorisce l'accumulo di calcio, stimola la calcificazione ossea e quindi può avere sicuramente effetti positivi in donne osteopeniche, in cui comincia appunto ad aversi la riduzione della densità minerale ossea. E si è visto che nelle 31 donne supplementate con il Selfood Silica per 12 settimane, da una parte c'è stato un miglioramento del quadro legato al riassorbimento osseo. Vedete, a livello urinario c'è stata una riduzione dei livelli di piridinolina e di ossipiridinolina, che sono dei marcatori di riassorbimento osseo. Quindi questo dimostra come c'è una riduzione del riassorbimento minerale osseo da parte appunto mediata dal silicio. E dall'altra parte, a livello ematico, si è visto che la supplementazione riduce in maniera significativa i livelli serici di lipoproteine LDL ossidate, che sono, vedete, dei marcatori di danno ai lipidi circolanti legate all'aterosclerosi. Vedete, quando l'LDL in presenza di radicali liberi dell'ossigeno viene ossidata, viene inglobata all'interno dei macrofagi, perché i macrofagi hanno i recettori per le LDL ossidate. Quando il macrofago si attiva, si trasforma in cellula schiumosa e comincia a rilasciare citochine e fattori di crescita, vedete che inducono la proliferazione delle cellule muscolari lisce, quindi dell'endotelio basale, sintesi di matrice extracellulare, e quindi da qua origina l'azione proinfiammatoria e protrombotica, che appunto è alla base del processo aterosclerotico. Quindi la protezione contro l'ossidazione delle LDL è molto importante per la prevenzione del rischio cardiovascolare. In ultimo, questo è lo studio più recente, che è stato proprio pubblicato, mi sembra, nel 2014, vero? È stato l'anno scorso. Esatto. La professoressa Maria Elena Ferrero dell'Università di Milano ha sottoposto a supplementazione con Selfood 39 pazienti con malattie neurodegenerative, vedete, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson e Alzheimer, che erano in terapia chelante. Li hanno sottoposti, li hanno divisi in due gruppi, un gruppo supplementato con Selfood e un gruppo supplementato con altri antiossidanti. Hanno fatto una valutazione sia del quadro più metabolico e del quadro ossidativo, e questi sono i risultati dei pazienti con neurodegenerazione. Vedete, rispetto alla
la condizione basale, quindi prima di essere trattati con i supplementati, con Selfoods si ha un aumento, vedete, della vitamina B12, del folato sierico e una riduzione di omocisteina. L'omocisteina, sapete, che è anche un fattore di rischio cardiovascolare, che, perché quando è presente in alte quantità in circolo si ossida, causa ossidazione delle LDL, come vi dicevo, poi queste sono responsabili dell'attivazione dei macrofagi, quindi dell'insorgenza della placca ateromatosa. Quindi miglioramento sia appunto di un quadro metabolico, ma anche dal punto di vista dello stress ossidativo, vedete una riduzione delle specie reattive dell'ossigeno circolanti ed un miglioramento della capacità antiossidante totale. TAC sta appunto per capacità antiossidante totale del plasma, e vedete dove c'è l'asterisco significa che l'aumento è significativo dopo il trattamento. In particolare, guardando altri parametri legati all'ossidazione, vedete con Selfoods si ha un aumento del GSH a livello ematico, e quindi questo conferma quello anche già osservato in vitro, in cui Selfoods era in grado di proteggere il GSH dall'ossidazione. Quindi vedete di quanto aumentano i livelli di GSH a livello ematico, cosa che non si osserva con altri antiossidanti, con la supplementazione con altri antiossidanti. E infine, anche in questo caso, si ha una riduzione delle LDL ossidate, che abbiamo visto essere legate al danno cardiovascolare. Quindi nella neurodegenerazione sicuramente una protezione dal danno ossidativo di questo supplemento. E qui concludo, diciamo, la prima parte legata allo stress ossidativo. Abbiamo visto quindi protezione in vitro, protezione in vivo, in condizioni fisiologiche quali l'attività fisica e patologiche quali la neurodegenerazione. La seconda parte invece si occuperà proprio della patologia tumorale. Avete qualche domanda su questa prima parte? Prima di... Non so, è tutto chiaro? Non so se sono stata troppo specifica, insomma, ecco, però se avete qualche domanda... A livello del DNA volevo sapere, sì, cioè come il Selfoods va a influenzare, cioè come, che fa? Prende, riattiva anche la fruttosi? Allora, questo lo vediamo dentro la cellula. Allora, quando nella prova che abbiamo visto sul DNA, quello era una molecola di DNA nuda, diciamo, non era una molecola di DNA che è stata presa dalla cellula, messa in un sistema con degli ossidanti e con Selfood. Quindi in questo caso non possiamo parlare di apoptosi. Adesso lo vediamo nella cellula tumorale invece come Selfood può indurre apoptosi nella cellula tumorale, ma non nella cellula sana. Quindi questo lo vediamo. Lì era semplicemente un danno, quando tu hai la molecola del DNA, il danno ossidativo rompe la doppia elica del DNA, quindi si perde l'integrità del DNA e quindi si può misurare questa... Cioè, nel senso, questo meccanismo dovrebbe attivare comunque la PARP1. Sì, dentro la cellula, se l'apoptosi diciamo viene indotta se la cellula non è in grado di riparare il danno al DNA. Sì, okay? Quindi prima dovrebbe indurre in teoria la PARP1. Sì, diciamo che allora dentro la cellula, quando si ha un danno al DNA, per prima cosa la cellula manda in arresto il ciclo cellulare e permette ai meccanismi di riparazione del DNA di agire. Se non riesce a riparare il danno al DNA, manda la cellula in apoptosi, la fa morire. E quindi uno blocco tantissimi. Quindi TARP, diciamo, quando viene, infatti, è una delle proteine che sono coinvolte nel meccanismo apoptotico, e infatti noi l'abbiamo visto all'interno della cellula tumorale che Selfood agisce causando apoptosi attraverso anche pensavo che nei momenti in cui la PARP si blocca e quindi non ci puoi avere, diciamo, la riparazione,
che ne so, quando un paziente è intossicato da cadmio, che spiazza lo zinco, che a livello da zinco, quindi si blocca tutto il meccanismo di riparazione, se c'è un qualche cosa che, diciamo, a livello di genetico, il self-food stimola per comunque invertire questo studio proprio di epigenetica che abbiamo, ecco, questo studio proprio a livello di epigenetica, qui noi ecco, non ne abbiamo fatto. Diciamo che qui siamo in una fase ancora preventiva. Allora, diciamo che quello che abbiamo detto fino adesso, la protezione dal danno DNA, siamo in una fase ancora di prevenzione all'insorgenza della carcinogenesi. Quindi, poi adesso vediamo nella... Ecco, esatto, perché diciamo che la prevenzione appunto è auspicabile appunto senza dover intervenire a valle, insomma, no? E adesso vediamo invece come in cellule tumorali self-food agisca attraverso diverse vie e quindi colpisca, ecco, la cellula tumorale attraverso diversi meccanismi. Adesso poi magari dopo alla fine di questa forse qualche cosa riesci magari forse anche a capirla meglio. Scusa, nel momento che ti occupi di IVF, non c'è pensa di aver fatto qualche studio? No, perché al momento abbiamo fatto soprattutto sulla fermentazione del DNA, esatto, tu sai, esatto. Sì, che è una delle principali poi cause dell'insuccesso anche della fecondazione in vitro. No, come fecondazione in vitro al momento abbiamo studiato proprio come danno ossidativo a livello di seme, a livello anche di fluido follicolare, quindi di cellula uovo, di cellula. Sarebbe interessante. Sì, vedere se migliora. In effetti per l'infertilità maschile ci sono diversi supplementi antiossidanti che vengono dati, perché lo spermatozoo è proprio uno dei principali, delle principali cellule in cui proprio il danno ossidativo è considerato il principale responsabile di infertilità maschile. Però sì, lo studio clinico non sono stati fatti, cioè, abbiamo fatto studi ma senza supplementazione. Abbiamo visto che infatti quei pazienti che hanno alti livelli di ossidazione poi sono quelli che hanno spermatozoi diciamo malformati, che insomma hanno una bassa qualità. Sarebbe interessante sicuramente. Va bene. Allora, affrontiamo la seconda parte. Come sto con i piedi? Ci sono? No, va bene, ok, ci sono. Allora, questi siamo noi, Asana del 2013. Allora, questa seconda parte che riguarda l'attività antiproliferativa di self-food è stata condotta appunto sempre dall'Università di Urbino. Questo è il professor Canestari che ha iniziato gli studi con Giorgio. Adesso ora la professor Canestrari è in pensione, c'è la professoressa Battistelli che lavora con me e Simona Catalani, ormai si è dottorata, ha fatto la tesi di dottorato proprio sull'attività antiproliferativa di self-food, adesso ha un assegno di ricerca, è diciamo la mia mano e quindi una collega a cui sono molto molto affezionata. Quindi abbiamo lavorato su due fronti, da una parte Urbino, dall'altro abbiamo coinvolto l'Istituto Tumori Regina Elena di Roma, questa è la dottoressa Galati, quindi lei è stata responsabile delle ricerche su diverse linee tumorali. In particolare ad Urbino, come vedremo, abbiamo lavorato su linee leucemiche, quindi con tumori di origine ematologica, a Regina Elena si è lavorato su tumori solidi, quindi carcinoma, mammella, colon, polmone, vescica, diciamo diverse linee tumorali. Quindi riporto i dati anche appunto di entrambe le unità di ricerca. E cominciamo un attimo brevemente, prima di parlare proprio della nostra ricerca, per comprendere un attimo la cellula tumorale. Allora, vedete, questo è il processo di carcinogenesi, vedete, consta di tre fasi, una fase di iniziazione, una di promozione e una di progressione. Siamo di fronte a una cellula normale che a causa di, vedete, svariati agenti mutageni che possono essere, come abbiamo detto, i ROS in primis, le specie reattive dell'ossigeno, ma possono essere anche agenti mutageni chimici, pensate al fumo della sigaretta, quindi associato al tumore al polmone, possono essere virus,
HPV, il virus dell'epatite B, pensate al papillomavirus associato al carcinoma della cervice uterina. Quindi a causare il danno iniziale al DNA ci possono essere diversi fattori, fisici anche, qui non ne sono rappresentate le radiazioni ionizzanti, le radiazioni ultraviolette. Siamo di fronte ad uno stimolo iniziale che causa alterazioni, quindi a livello genico, del DNA. E quindi abbiamo una cellula mutata. Cosa succede a questo punto? Che affinché si abbia lo sviluppo ulteriormente della cellula tumorale, quindi si abbia la fase di promozione e di progressione, intervengono ulteriori stimoli tossici a favorire la trasformazione neoplastica. E vedete quanto l'infiammazione cronica sia uno dei principali fattori che, partendo da un danno genetico iniziale, intervengono per favorire lo sviluppo tumorale. Quindi anche l'infiammazione è un aspetto che va sempre tenuto sotto controllo, proprio perché l'infiammazione cronica poi, vedete, può essere un ulteriore stimolo per una cellula iniziata a proseguire la trasformazione neoplastica. Cosa succede, come vi dicevo prima, quando il danno al DNA avviene in geni critici per il controllo del ciclo cellulare? Pensate a P53, credo che questa proteina la conosciate tutte, se ne parla tanto. Qual è la funzione di P53? È il guardiano del nostro genoma, è un oncosoppressore, si dice in termini biochimici, perché controlla il ciclo cellulare e eventualmente fa morire la cellula se la cellula è danneggiata. Allora vedete cosa fa P53 normale. Di fronte a un danno al DNA, P53 si attiva, manda la cellula, il ciclo cellulare, in arresto per favorire il danno al DNA, per favorire il riparo, scusate, del DNA. Una volta riparato, il ciclo cellulare riparte. Se non è possibile ripararlo, la cellula va in apoptosi, muore, proprio per evitare che il danno venga poi ereditato da ulteriori cellule. Quindi questo è un P53 normale. Cosa succede se il danno ossidativo porta ad una modificazione del gene di P53? P53 è mutata, viene sintetizzata una proteina mutata che non è funzionale, e quindi di fronte a un danno al DNA il ciclo cellulare continua. Quindi non c'è apoptosi, non c'è blocco del ciclo cellulare, la cellula iperprolifera perché non c'è più controllo da questo regolatore fondamentale, e la cellula diventa cancerosa. Quindi è fondamentale proteggere il DNA dall'ossidazione. Guardate, il P53 è mutato in quasi tutti i tumori presenti dell'uomo. È mutato nel 60% dei tumori alla vescica, dell'ovaio, questo testa collo, qui siamo nel colon, guardate, il polmone, lo stomaco. Quindi preservare P53 nel suo stato normale, quindi preservare il gene di P53, è fondamentale, perché una volta mutato perde qualsiasi tipo di controllo della cellula tumorale. Non basta quest'unica mutazione, abbiamo visto che poi è necessario un ulteriore stimolo, ad esempio un stimolo infiammatorio, un ulteriore stress che favorisce la trasformazione neoplastica. Ma alla base ci deve essere, vedete, questa mutazione. E quindi, come vi dicevo, la chemioprevenzione è fondamentale. Dobbiamo proteggere il DNA dalle mutazioni. Queste sono due bellissime review molto recenti che ci dicono come le sostanze naturali, i fitochimici, diciamo, le sostanze contenute anche nelle piante e negli integratori, siano fondamentali per proteggere e quindi prevenire la fase di iniziazione della carcinogenesi. E lo possono fare in due modi: o agiscono direttamente come antiossidanti e quindi proteggono dai radicali liberi, oppure favoriscono l'attivazione di enzimi antiossidanti. Vi ricordate all'inizio vi parlavo di NRF2, questo fattore che
poi a livello di DNA stimola la sintesi di enzimi antiossidanti. Ci sono molte sostanze naturali che fanno la stessa cosa, cioè che o agiscono come antiossidanti diretti oppure favoriscono la sintesi di enzimi antiossidanti. L'effetto finale è lo stesso, è la protezione del DNA dalla mutazione. E in questo contesto, come vi dicevo, i nostri studi con Cellfood confermano quanto questo integratore sia capace di proteggere il DNA. L'abbiamo già visto qui che favorisce l'integrità, il mantenimento dell'integrità del DNA. L'abbiamo visto qua nello studio della professoressa Ferrero, dove Cellfood favorisce la sintesi della superossido dismutasi. Quindi azione antiossidante diretta, azione antiossidante indiretta attraverso la sintesi di un enzima antiossidante. Quindi vedete che siamo protetti su due fronti per appunto prevenire la fase iniziale della carcinogenesi, quindi la prima fase. A questo punto, come vi dicevo, abbiamo visto sono tre le stadi della carcinogenesi. Dopo la prima fase abbiamo una fase di promozione e di progressione. Le sostanze, diciamo, naturali possono intervenire anche nelle fasi più tardive della carcinogenesi e possono farlo attraverso tre meccanismi principali. Da una parte possono ridurre i meccanismi di sopravvivenza della cellula tumorale, possono regolare il metabolismo energetico della cellula tumorale, terzo, possono promuovere l'apoptosi e quindi far morire la cellula. E quello che noi abbiamo dimostrato nei due studi che vi voglio appunto mostrare è che ad Urbino abbiamo dimostrato che la somministrazione di Cellfood a linee cellulari leucemiche è in grado di modificare il metabolismo energetico cellulare, in particolare la glicolisi, come vedremo, inducendo morte cellulare per apoptosi. L'Istituto Tumori Regina Elena ha dimostrato che Cellfood è in grado di modulare le vie, i pathway che permettono alla cellula tumorale di sopravvivere, inducendo quindi apoptosi. Quindi vedete che questi due studi entrambi portano a ridurre e a quindi controllare le fasi tardive della carcinogenesi. Quindi quello che abbiamo dimostrato è che attraverso la modulazione del metabolismo energetico e la riduzione dei pathway di sopravvivenza della cellula tumorale, questo integratore induce morte della cellula tumorale. Quindi questo è diciamo un'azione fondamentale, anche perché, come vedete, sono due approcci anche diversi per favorire l'apoptosi e la morte della cellula tumorale. Quindi si agisce su due vie diverse, entrambe però finalizzate all'induzione di apoptosi. Perché? E questo è un concetto molto fondamentale. Nel tumore c'è sì una componente, diciamo, di mutazione genetica iniziale, ma si è visto anche che nel tumore c'è anche un metabolismo energetico alterato. Ed è qui che infatti interviene l'ossigeno. Perché? Questa è una cellula sana. La cellula sana di solito cosa fa? Vedete, in presenza di ossigeno produce energia attraverso il mitocondrio e la fosforilazione ossidativa, e solo in condizioni anaerobiche, in assenza di ossigeno, trasforma il glucosio in lattato. Questa è la glicolisi anaerobica. Quindi questa è la cellula sana. Che cosa succede invece nella cellula tumorale? Quello che viene chiamato effetto Warburg. Nella cellula tumorale, sia in presenza che in assenza di ossigeno, il glucosio viene trasformato in lattato. Vedete, l'85% viene trasformato in lattato e solo un 5% viene ossidato all'interno
del mitocondrio per produrre ATP. Quindi questo è l'effetto Warburg. Nella cellula tumorale c'è uno spostamento del metabolismo energetico dall'ossidazione mitocondriale alla glicolisi citoplasmatica. Ed è questo un grande problema che abbiamo nella cellula tumorale. Perché la cellula tumorale assume questo tipo di metabolismo energetico? Perché dal punto di vista di produzione di ATP non è vantaggioso. Abbiamo visto la glicolisi produce solo 2 molecole di ATP contro 36 della fosforilazione ossidativa. Quindi perché sceglie questo modo di produrre energia? Perché la cellula diventa resistente all'apoptosi, la cellula tumorale. L'apoptosi è un meccanismo che dipende dall'energia mitocondriale. Se l'energia mitocondriale non viene prodotta, la cellula diventa resistente all'apoptosi. Di conseguenza, assumendo questo metabolismo glicolitico, la cellula resiste appunto all'apoptosi. In secondo luogo, sfruttando la glicolisi per produrre energia, la cellula tumorale produce anche degli intermedi che servono per la sintesi di acidi grassi, aminoacidi, tutti i componenti che servono per produrre nuove cellule. Quindi attraverso la glicolisi si producono degli intermedi metabolici che vengono poi utilizzati in altre vie per appunto produrre i mattoncini che servono a una cellula molto proliferante a crescere. L'ultimo vantaggio, che cos'è? È che non usando la fosforilazione ossidativa si producono meno radicali liberi. Guardate, la cellula cancerosa rispetto a una cellula normale ha mediamente un quantitativo più elevato di radicali liberi intracellulari e una riduzione del sistema antiossidante. Di conseguenza, se alla cellula tumorale arriva un ulteriore componente che deriva di ROS dalla fosforilazione ossidativa, vedete, si raggiunge la soglia di morte e la cellula tumorale morirebbe. E allora, per proteggersi anche dalla morte indotta da ROS, la cellula tumorale evita la fosforilazione ossidativa, preferisce usare la glicolisi dove non si producono radicali liberi. Quindi questo è il terzo vantaggio, diciamo, della cellula tumorale a sfruttare la glicolisi invece che la fosforilazione ossidativa mitocondriale. Come facciamo allora a bloccare questo metabolismo della cellula cancerosa? Perché, come vi dicevo, se la cellula ha questo metabolismo resiste all'apoptosi e di conseguenza tutti i farmaci che vengono utilizzati anche nella pratica clinica, oncologica, non hanno successo proprio perché la cellula non ha attivi i meccanismi apoptotici. Quindi è necessario revertire questo metabolismo glicolitico e far tornare la cellula verso un metabolismo ossidativo mitocondriale. Quindi per bloccare l'effetto Warburg ci sono due strade: o si inibiscono direttamente gli enzimi che sono coinvolti nella glicolisi, oppure si inibiscono le vie che regolano il metabolismo energetico. E quindi regolare queste vie significa inibire HIF1, il fattore ipossico 1. Questo fattore ipossico, vedete, inducibile, è overexpressed, è iperespresso in molti tumori ed è associato con il fenotipo glicolitico perché proprio porta alla sintesi di numerosi enzimi associati alla glicolisi. Per cui, per bloccare il metabolismo della cellula cancerosa, il metabolismo glicolitico, è necessario inibire questo fattore di trascrizione che si chiama HIF1. Perché viene indotto questo fattore? Qual è il primo movens, diciamo, l'induzione di questo fattore ipossico? Vedete che a mano che il tumore prolifera e si allontana dal sistema, diciamo, vascolare,
passiamo da una condizione di normossia a una condizione di ipossia. E quindi l'ipossia favorisce proprio l'espressione di questo fattore di trascrizione. Quindi vedete come l'ipossia è una condizione che favorisce la trasformazione, non la trasformazione, la progressione proprio della massa tumorale. Perché vedete HIF1 costituito da due subunità, una dipende dall'ossigeno e una no. Quindi nel momento in cui si riduce la concentrazione dell'ossigeno, lui viene espresso all'interno della cellula. Vedete, qui siamo in condizioni di normossia e allora in presenza di ossigeno, vedete, questa subunità alfa viene degradata e quindi lui HIF1 non è attivo. In condizioni invece di ipossia, vedete, la subunità alfa è stabile, si lega alla beta e a livello di DNA favoriscono l'espressione di tantissimi geni, di tantissime proteine legate alla glicolisi, vedete, all'angiogenesi, alla proliferazione, quindi all'invasione e alla metastasi. Quindi HIF1 ha un ruolo centrale nel favorire il metabolismo glicolitico e nel favorire la crescita e la proliferazione cellulare. In particolare per quanto riguarda il metabolismo, questo fattore di crescita e questo fattore di trascrizione favorisce la produzione del recettore per il glucosio GLUT1 e la produzione di enzimi glicolitici della glicolisi. Questo poi lo vedremo anche meglio, che la cellula tumorale, avendo necessità di assumere tanto glucosio per la sua proliferazione, il suo metabolismo energetico, produce una grande quantità di recettori di membrana e quindi i recettori di membrana per il glucosio si chiama GLUT1. Questo poi dopo lo rivedremo meglio. E HIF1 blocca proprio l'ingresso del piruvato all'interno del mitocondrio e favorisce la sua trasformazione in lattato. Quindi questo è quello che fa: blocco del mitocondrio, attivazione della glicolisi citoplasmatica con grande produzione di acido lattico. Quindi è per questo che la cellula tumorale vive in un ambiente molto acido, perché nel mezzo extracellulare rilascia una grande quantità di acido lattico, per cui il pH extracellulare è acido. Quindi questa è una caratteristica proprio della cellula tumorale, che deriva proprio dal fatto che il piruvato non entra nel mitocondrio, non produce energia nel mitocondrio, ma si trasforma in lattato. E quindi responsabile di questo blocco è questo fattore di trascrizione che viene proprio indotto dall'ipossia. Allora ci siamo chiesti, ed è qui che nasce la nostra ricerca, ma se in una cellula sana, come era la cellula endoteliale, se il food favoriva l'ossigenazione cellulare e quindi favoriva il metabolismo energetico del mitocondrio per produrre ATP, nella cellula tumorale riesce a fare la stessa cosa? Cioè riesce ad alterare il metabolismo glicolitico spostandolo verso la respirazione mitocondriale e rendendo quindi suscettibile la cellula alla apoptosi? Questa è stata la domanda. Quindi questa è la parte della cellula tumorale. Cellfood riesce a fare questa cosa? C'è un meno. Riesce a inibire questo fattore ipossico così da riattivare le vie metaboliche legate al mitocondrio? Quindi questa è stata la domanda che ci siamo posti, viste appunto le premesse anche della prima parte di questa presentazione. E quindi vi illustro brevemente qual è stato il piano sperimentale sia dell'Università di Urbino che dell'Istituto Tumori Regina Elena e i risultati che abbiamo avuto.
Allora, come vi dicevo, ad Urbino abbiamo lavorato su tre linee leucemiche, quindi sono tumori di origine ematologica, al di là dei nomi, si chiamano, vedete, GURCA2937, K562, hanno delle sigle, ma non è questo l'importante. Le abbiamo fatte crescere queste cellule in coltura, in presenza e in assenza di cell food. Abbiamo utilizzato questa concentrazione, vedete, 5 microlitri ml, corrispondono a 25 gocce in 200 ml. Di acqua, e abbiamo incubato le cellule per 24, 48 e 72 ore con cell food. Abbiamo fatto diverse valutazioni biochimiche. Abbiamo valutato come cell food influenzasse la proliferazione della cellula. Se cell food mandava la cellula in apoptosi, se influenzava la concentrazione del fattore ipossico HIF1-alfa, se influenzava il metabolismo glicolitico della cellula tumorale. Quindi questi sono stati gli obiettivi che ci siamo posti, andare ad investigare questi quattro punti, diciamo, questi quattro meccanismi biochimici. Vediamo i risultati. Allora, all'osservazione microscopica, quindi la conta delle cellule tumorali al microscopio, vedete in grigio il controllo non trattato e invece la parte colorata, in verde, in azzurro e in rosso, le cellule trattate con self. Vedete che in tutte e tre le linee c'è una riduzione significativa del numero di cellule dopo 24, 48 e 72 ore. Quindi l'indicazione proprio microscopica della conta delle cellule tumorali diceva che mentre la cellula non trattata cresce in maniera esponenziale nel tempo, con self si ha una riduzione significativa di tale crescita. La riduzione della proliferazione cellulare è stata confermata anche con un saggio di vitalità, quindi non alla conta al microscopio, ma attraverso un saggio di tipo colorimetrico, che come per la conta al microscopio ha dimostrato che se, vedete, il 100% rappresenta la cellula non trattata, vedete come si riduce nel tempo la crescita delle tre linee cellulari. In particolare questa che si chiama 1937 era la più sensibile, dopo 72 ore c'è una riduzione del 50% della crescita della cellula tumorale trattata con cell food. Quindi questa era, diciamo, la prima indicazione che c'è un effetto di inibizione della crescita della cellula tumorale. Ma cosa succedeva nelle cellule non tumorali? L'azione era specifica oppure no? Perché la cosa importante è che ci debba essere specificità per la cellula tumorale. Allora abbiamo preso linfociti da sangue, li abbiamo estratti dal sangue intero, li abbiamo messi in coltura con cell food e abbiamo visto che, vedete, fino a 96 ore la crescita dei linfociti resta prossima al 100%, quindi non c'è un effetto inibitorio verso la cellula sana, e quindi questo è importante perché ci dice che l'azione è specifica per la cellula tumorale. Siamo andati allora a vedere se cell food induceva apoptosi. Sapete che la cellula può morire per necrosi o per apoptosi. Per necrosi, diciamo, è una morte anche, diciamo, sempre fisiologica, però è una morte che avviene per esempio in seguito a infiammazione e quindi diciamo che è una morte molto più violenta. E, pensate al tessuto necrotico, diciamo, non è una morte alla fine fisiologica. L'apoptosi invece è un meccanismo di morte che viene utilizzato dal nostro organismo spesso per rinnovare le cellule dei tessuti. L'apoptosi ha delle caratteristiche diverse, vedete, non si ha rilascio di contenuto intracellulare, non si ha infiammazione, ma vedete la cellula apoptotica viene inglobata all'interno dei fagociti e quindi non si genera infiammazione. Quindi è un sistema molto diverso, quindi l'ottimale e generare apoptosi all'interno della cellula tumorale, quindi non necrosi. E siamo andati a visualizzare il processo apoptotico, prima da un punto di vista morfologico. Vedete, quelle indicate dalle frecce sono cellule apoptotiche, queste sono cellule tumorali trattate con le toposide è proprio un induttore di apoptosi, e infatti ce ne sono numerose. Abbiamo visto che anche
Con cell food ci sono cellule che al microscopio, colorate, vedete con un colorante che si chiama Mei-Grunwald-Pinza, al microscopio una volta contate si vedeva che aumenta il numero di cellule apoptotiche rispetto al controllo non trattato. Quindi anche questo dato morfologico ci dice che c'è una morte per apoptosi, confermata anche da un meccanismo biochimico. Vedete, l'apoptosi è un processo complesso, però ha queste caratteristiche di attivare la caspasi 3 e di frammentare il DNA. Quindi queste sono due caratteristiche del processo apoptotico che noi siamo andati ad investigare. E abbiamo visto che quando alla cellula viene somministrato cell food si ha un aumento in tutte e tre le linee cellulari dell'attivazione, quindi della caspasi 3. Quindi la caspasi 3 è una proteina pro-apoptotica e quindi in presenza di cell food, vedete, si ha un aumento, qua aumenta fino a 3,5 volte rispetto, vedete, la 1 è l'attività della caspasi del controllo, quindi aumenta in maniera significativa l'attività di questo enzima pro-apoptotico. E a conferma dell'induzione di apoptosi c'è anche la frammentazione del DNA. Questo è un gel dove è stato caricato il DNA. Vedete, in giallo sono evidenziate il DNA, diciamo, della cellula tumorale trattato con cell food, dove si osserva la frammentazione del DNA nucleare, quello che viene chiamato laddering del DNA. Quindi anche in questo contesto abbiamo potuto evidenziare morte cellulare per apoptosi, perché appunto la frammentazione del DNA nucleare è una caratteristica del processo apoptotico. Quindi abbiamo visto inibizione della crescita cellulare dovuta ad un meccanismo apoptotico. Adesso siamo andati, abbiamo voluto vedere quindi gli effetti di cell food sul metabolismo glicolitico. Vi ricordate che cosa faceva HIF1? Era induttore dell'effetto Warburg, quindi favorita la glicolisi con formazione di lattato. E allora siamo andati a vedere se c'era qualche modificazione del metabolismo glicolitico. Per prima cosa siamo andati a vedere se cell food inibiva questo fattore ipossico, che è appunto l'origine dell'instaurarsi del metabolismo glicolitico. In effetti, andando ad usare all'interno della cellula la concentrazione della subunità alfa di HIF1, abbiamo visto che c'è, rispetto al controllo non trattato, una riduzione significativa di questo fattore ipossico, e quindi questo è fondamentale, dato, diciamo, su cui poi ruota gran parte appunto dell'efficacia di cell food all'interno della cellula tumorale. Quindi questa riduzione di questo fattore ipossico, che a cascata provoca anche la riduzione dell'espressione del GLUT1. Vi ricordate che cosa vi avevo detto? La cellula tumorale esprime tanti recettori per il glucosio per favorirne proprio l'ingresso all'interno della cellula. Il GLUT1 è uno di questi recettori per il glucosio, e si è visto quindi che una volta che cell food riduce la concentrazione di HIF1 si riduce anche la concentrazione GLUT1. Vedete, queste sono delle bande, e vedete nel controllo 1 qui c'è uno 0,83, controllo 1 con cell food 0,29, questa è l'intensità, diciamo, delle bande. Vedete come con cell food si ha proprio una riduzione della densità di queste bande, che rappresentano appunto la quantità di recettore GLUT1 all'interno della cellula. Quindi a ulteriore conferma dell'azione di cell food, siamo andati a vedere l'effetto su alcuni enzimi della via glicolitica. Qui ne abbiamo fatti tanti, ecco, qui ho riportato, abbiamo valutato sia gli enzimi che trasformano il glucosio in piruvato che
quelli che trasformano il piruvato in lattato. Qui vi riporto solo quest'ultima parte, cioè l'attività di questo enzima che si chiama lattato deidrogenasi ed è responsabile della trasformazione del piruvato in lattato. Vedete, questa è la cellula tumorale, l'attività dell'enzima, quindi cellula tumorale non trattata, e invece qua vediamo la riduzione significativa dell'attività di questo enzima in presenza di SEF. Quindi anche in questo caso questo dato ci dice che in presenza di SEF questa via viene inibita, perché a monte, appunto attraverso HIF1 alfa che promuove la sintesi di questo enzima, riducendo HIF1 alfa riduco anche la sintesi di questo enzima e quindi la sua attività all'interno della cellula. Come ultimo dato inerente al metabolismo della cellula tumorale, siamo andati a misurare il lattato all'esterno della cellula, proprio perché, come vi dicevo, il piruvato viene trasformato in lattato e il lattato esce nel mezzo extracellulare, acidifica l'ambiente extracellulare. E abbiamo visto che le cellule supplementate con SELF presentano una riduzione significativa della quantità di lattato rilasciato nel mezzo extracellulare. Infatti, qui non ho riportato il dato, contemporaneamente con la riduzione del lattato si ha l'innalzamento del pH, quindi anche il pH torna, si muove, diciamo, dalla sua acidità, si muove verso la fisiologia. Quindi credo che questa, ecco, esatto, questa era la conclusione di questa parte. Abbiamo visto che Selfood è in grado di inibire la crescita di cellule leucemiche alterando il metabolismo glicolitico e inducendo apoptosi. Il meccanismo che proponiamo, basandoci anche appunto sui lavori fatti sulle cellule endoteliali, è che la supplementazione di Selfood alla cellula tumorale favorisce la concentrazione di ossigeno all'interno della cellula. In questo modo si riduce la concentrazione del fattore ipossico HIF1 alfa che a cascata provoca la riduzione della glicolisi anaerobica. Di conseguenza la cellula riprende la fosforilazione ossidativa producendo ATP e producendo radicali liberi. Abbiamo visto che l'apoptosi dipende dalla fosforilazione ossidativa e dalla produzione di ATP e quindi grazie alla sintesi di ATP la cellula riesce ad andare tumorale, riesce ad andare in apoptosi e quindi si riduce la proliferazione cellulare. Quindi questo è il meccanismo di Selfood all'interno della cellula tumorale leucemica, che viene anche in qualche modo confermato da questo fatto che, vedete, c'è un aumento transiente dopo supplementazione con Selfood all'interno della cellula tumorale e quindi anche questo sta ad indicare una ripresa dell'attività mitocondriale all'interno appunto della cellula tumorale, a conferma appunto di quello che abbiamo detto fino adesso. Una cosa molto importante che si associa anche alla radioterapia quindi nella pratica oncologica è che questo fattore ipossico è coinvolto anche nella radioresistenza della cellula tumorale. Non so se sapete come funziona la radioterapia, ma in genere, vedete, le radiazioni ionizzanti riescono a creare danno al DNA solo attraverso un'azione ossidante, solo attraverso la presenza dell'ossigeno, perché l'ossigeno fissa il danno al DNA indotto dalle radiazioni ionizzanti. La presenza del fattore ipossico fa sì che appunto l'ipossia e quindi la carenza di ossigeno all'interno della massa tumorale sia resistente proprio alla radioterapia. Di conseguenza, vedete, la letteratura riporta che riuscendo a modulare
l'ipossia, il fattore ipossico e il metabolismo del glucosio, si migliora l'efficacia della radioterapia. Quindi questo è anche molto importante, perché noi abbiamo visto che i nostri risultati, diciamo, sono coerenti con quello che viene proposto, perché riusciamo a ridurre la concentrazione di HIF1 e riusciamo a ridurre il metabolismo glicolitico tumorale. Infatti, dati preliminari, questi che ha ottenuto il regina Elena, hanno provato a irradiare delle cellule tumorali in coltura, sia in presenza che in assenza di self-food, e hanno visto che in presenza di self-food migliora l'efficacia dell'irradiamento. Quindi probabilmente, grazie al fatto che self-food riesca a ossigenare meglio la cellula, poi c'è anche l'irradiamento che diventa più efficace. Quindi sicuramente sarebbe interessante, appunto, portare gli studi nella pratica clinica e vedere in associazione alla radioterapia diciamo il miglioramento, comunque con l'effetto di questa supplementazione. Quindi qui concludo la parte che riguarda appunto Urbino. Ci sono domande, sono cose anche un po' complesse, magari sono molto anche dettagliate, però la cosa fondamentale è riuscire a capire che riuscendo a ossigenare la cellula inibiamo questo fattore ipossico da cui dipende tutto il metabolismo della cellula tumorale. Nel momento in cui si inibisce la glicolisi e si riattiva la respirazione mitocondriale, a questo punto la cellula diventa sensibile all'apoptosi. Quindi quello che prima era un blocco apoptotico, adesso invece riesce a indursi apoptosi e quindi si riduce la proliferazione cellulare. Quindi questo è il meccanismo in sintesi. Volete farmi domande? Sì, guarda, quest'ultima cosa che ha detto, che la presenza di ossigeno rende ancora più attiva e incisiva la radioterapia. Ecco, ma la maggiore presenza di ossigeno rende anche più pericolosa la radioterapia per le cellule sane? In caso di maggiore sì, infatti è per quello un po', perché allora diciamo così, che la cellula sana, quando ho mostrato i tre vantaggi del fenotipo glicolitico, l'ultimo vantaggio era il fatto che la cellula tumorale vive in condizioni di più alta concentrazione di rossi intracellulari rispetto a una cellula sana. Quindi anche in questo caso, se tu con la radioterapia vai ad aggiungere ROS, la cellula tumorale muore, perché parte già da livelli intracellulari più elevati. La cellula invece, questa è la cellula tumorale, la cellula sana parte da livelli intracellulari di ROS più bassi, no? Fisiologicamente ne produce di meno e ha un sistema di difesa antiossidante più capace. Per cui se la radioterapia aggiunge radicali liberi, ancora non si dovrebbe raggiungere la soglia di morte, diciamo nella teoria, però se anche la cellula sana non è in condizioni, per esempio, di difesa antiossidante ottimale, il danno viene sicuramente indotto anche alle cellule circostanti. Insomma, diciamo così che la selettività della radioterapia dovrebbe essere data dal fatto che la cellula tumorale è più sensibile in presenza di ossigeno al danno, perché ha meno difese antiossidanti rispetto a una cellula sana. Però ecco, se il soggetto si trova comunque in condizioni anche di non avere difese antiossidanti ottimali, la radioterapia sicuramente colpisce poi anche il buono, diciamo. Per questo che, come ti dicevo anche prima, l'Artoi, che è la società appunto che si occupa di oncologia integrata, propone sempre di affiancare accanto appunto alla chemioterapia o alla radioterapia dei supplementi che in qualche modo riescano poi a proteggere appunto dai danni indotti dai trattamenti oncologici. Sì, appunto, quindi il junk food sarebbe una protezione, sì, delle cellule sane. Esatto, o perché una maggiore presenza di ossigeno. Sì, ma lui no, perché lui avendo in sé anche la proprietà comunque antiossidante, cioè questa è la modulazione fisiologica e il vantaggio, perché da una parte ossigeni e quindi spingi anche una cellula tumorale ad un metabolismo che lei rifiuta, diciamo, di suo, e in più
con la radioterapia, se la cellula tumorale è più ossigenata, riesce la radioterapia ad essere più incisiva. Però ecco, nella cellula sana abbiamo visto come sia in grado di proteggere però dallo stress ossidativo, quindi in questo contesto riesce a bilanciare bene sia il danno alla cellula tumorale che la protezione della cellula sana. Diciamo che e questo è il vantaggio di avere un supplemento che incide su tutti e due i versanti, diciamo, della medaglia, insomma. Ecco, lavorando in tessuto a domanda di ossigeno. Sì, esatto. Quindi va bene. E quindi questo senz'altro sarebbe un aspetto da, proprio perché, ecco, da approfondire, insomma, piano piano ci proviamo. Scusi, sì. Volevo chiedere, ma che probabilità poi questa sostanza, questo, cioè di raggiungere una cellula con un'acidità così elevata, quindi ha possibilità di entrare all'interno? Ah sì, questo penso di sì, perché la biodisponibilità... Non c'è un vincolo proprio fisico? Ma io adesso, ecco, non mi sono occupata appunto dell'assorbimento da questo punto di vista, però da quello, ecco, appunto, che ho sempre saputo, è ampiamente biodisponibile, essendo poi anche in forma colloidale, quindi... Da questo punto può di essere vista, utile, no? Ridurre l'acidità dei tessuti attraverso delle sostanze. Sì, ma infatti la riduzione, cioè cercare di contrastare il pH acido, appunto, è uno anche delle varie strategie per cercare di contrastare la crescita tumorale, perché il pH acido, l'ambiente extracellulare acido, favorisce proprio anche l'attivazione di enzimi che appunto favoriscono l'invasione, la metastasi, quindi è l'ambiente acido che favorisce proprio la progressione, quindi cercare di contrastare l'acidità, per esempio se si blocca il metabolismo del ciclo glicolitico bloccando il rilascio di lattato, già questo è un mezzo per bloccare, sì. Infatti, Serena, ti volevo dire appunto che, a parlare di ringrazio perché senza volerlo non ci sono nemmeno messi d'accordo, hai fatto stamattina questa io faccio proprio le lezioni stasera e domani mattina su questo argomento, sì, fondamento, sì, quindi è bellissima attività. Grazie. Ti volevo dire, proprio perché risponde anche al collega che ti ha fatto questa domanda, che in effetti oltre ai tre punti del fenotipo glicolitico per i quali c'è questo motivo di non andare verso il mitocondrio, c'è proprio il fatto che l'ATP eventualmente prodotto bloccherebbe alcuni enzimi chiave del processo glicolitico, porterebbe al lattato. Certo, tutto l'interesse è il fenotipo. No, la cellula intelligente, diciamo, cerca tutte le vie di fuga possibili per ostacolare, appunto, per favorire la sua crescita, e quindi l'ambiente acido in assoluto. Infatti, sì, l'acidità è appunto la caratteristica proprio del tumore, proprio perché poi nella matrice riesce in qualche modo. Che poi sì, viene incrementato proprio dalla carenza di ossigeno. Sì, esatto, perché di ossigeno, sì, stimola ancora, no, di più. Ancora, sì, di più la situazione. Sì. Cioè, infatti, noi usiamo, ecco, la produzione di lattato in condizioni anaerobiche, la massa tumorale ancora di più, diciamo, spinge verso questa via metabolica, proprio perché almeno favorisce la sua propagazione, insomma. Scusi, una cosa sola, ma una delle ultime slide diceva che in presenza di questo cell food il quantitativo di radicali liberi aumentava in maniera transiente in queste cellule tumorali, se non ho capito bene. Sì, perché noi abbiamo fatto... Perché non ho capito, perché sì. Transiente non, no, invece... Ma perché noi abbiamo ottenuto la cellula, noi abbiamo fatto un'unica somministrazione di ossigeno. E di ossigeno di cell food, non è che abbiamo, quindi diciamo, abbiamo questo effetto di un'unica somministrazione, l'abbiamo fatto nel breve periodo perché abbiamo lavorato al massimo fino a 72 ore nella pratica clinica. Naturalmente, ecco, appunto, è una supplementazione che viene fatta continua, appunto, esatto, continuatina, poi viene almeno somministrata 3 volte al giorno, insomma. E qui noi diamo le cellule un'unica volta e poi vediamo gli effetti a 24, 48 e 72 ore in un'unica somministrazione. Quindi questo era l'effetto quando la cellula, diciamo, ha consumato, ecco, tutto poi l'ossigeno. Infatti gli effetti sono a volte più evidenti, molto vicini a 24, 48 ore piuttosto che a 72, quando ormai si è consumato magari l'ossigeno, no, che è a disposizione. Anche perché il rilascio dell'ossigeno, se appunto,
va avanti nell'utilizzo proprio dalle 6, tre volte la somministrazione, perché si attiva nelle 6-8 ore. Quindi 6-8 ore, ecco perché tre volte al giorno. Sì, infatti. Infatti la cosa, ecco, appunto interessante è appunto tutto quello che le cellule in coltura hanno permesso di dimostrare, di portarlo appunto, perché è logico che questi sono dati che suggeriscono delle grandi potenzialità che, ecco, andrebbero, che sicuramente, posso dire, supportano l'utilizzo poi nella pratica clinica, e sarebbe quindi infatti interessante. Ferrero, no, nel vivo, la patologia neurodegenerativa somministra 20 gocce tre volte al giorno. Esatto, sicuramente nella patologia le dosi poi vengono... Volevo chiedere, ma c'è un po' un rischio di sovradosaggio? No, perché è un colloide, quello che non viene utilizzato viene eliminato, quindi non abbiamo mai visto effetti, sì. Ormai più di 40 anni questo prodotto è usato a livello mondiale, ma in Italia 16 anni, mai nessun tipo di effetto. Però volevo chiedere una cosa, questi effetti di malessere che può dare legati alla disintossicazione, che può dare già con poche gocce, dandone 20, dandone molto di più, potrebbe no, perché è proprio iniziando. È graduale. Infatti graduale, sì. Dopo i 7-10 giorni di questo adattamento di... Alcuni la chiamano crisi di guarigione, legge di Ehring, secondo comunque agendo sulla matrice, sulla depurazione, questa riattivazione mitocondriale aumenta lo smaltimento delle scorie, e quindi questo, ecco perché le tossine vanno più in circolo, ed ecco perché bisogna, soprattutto in pazienti molto sensibili con problematiche di salute, bisogna fare molto piano. Infatti è graduale, cioè, è proprio per questo motivo. Cioè anche dopo le 8 per volte al giorno si continua si aumenta, si aumenta di una goccia tutti i giorni fino alle 20 per 3, poi dopo va bene. Brevemente mancano poche diapositive. Vi faccio vedere i risultati della regina Elena sui tumori solidi, sulle cellule tumorali, sono che originano i tumori solidi, e comunque conferma, ecco, appunto quello che già avevamo dimostrato. Allora, come vi dicevo, la regina Elena ha lavorato su linee di tumori solidi, carcinoma alla vescica, polmone, colon, mammella, melanoma e mesotelioma, però il modello sperimentale è lo stesso. Abbiamo testato come 25 gocce in un bicchiere d'acqua, fondamentalmente questa è la dose testata, logico appunto come dicevo che in questo caso dato in un'unica somministrazione per 24 e 48 ore. Anche in questo caso sulle cellule tumorali è stata valutata la proliferazione, l'induzione di apoptosi, l'espressione di alcune proteine legate all'apoptosi, vedete P53 di cui abbiamo già parlato, e sono stati valutati gli effetti di Cellfood sui pathway di sopravvivenza cellulare, quindi sui quei meccanismi che vengono attivati nella cellula tumorale per garantire appunto la sopravvivenza. Quindi un approccio non metabolico ma molto più molecolare, incentrato su proteine legate all'apoptosi e pathway di sopravvivenza cellulare. Allora, per prima cosa questi sono i risultati della proliferazione cellulare. Anche in questo caso, vedete, ogni linea ha una sua sigla, ma quelle evidenziate sono una linea, questo è un colon carcinoma, questo è un mesotelioma, le due linee più sensibili sono state, dopo vedete, 24 e 48 ore di incubazione, queste due linee, però vedete che l'inibizione della crescita è un po' generale in tutte le linee, quindi c'è un'efficacia a largo spettro, e anche in questo caso cosa molto importante è che non c'è nessun effetto sulle cellule sane. Questa è una linea di fibroblasti sani, questa è una linea, un mesotelio sano, vedete che non c'è inibizione della crescita cellulare, anzi ci sono effetti proliferativi, nel senso che ossigenando sicuramente anche la cellula, una cellula sana cresce anche meglio, quindi c'è un effetto in positivo.
Su queste due linee poi sono stati investigati poi anche i meccanismi molecolari più nel dettaglio. Una prima prova che è stata fatta è la riduzione della capacità di formare colonie. Questo è un test, si chiama test clonogenico, questa è una piastra, vedete, sono i pozzetti, e quando si seminano le cellule tumorali per un paio di settimane, 10-14 giorni, vedete, da ogni singola cellula nasce un clone, quindi una colonia, e vedete, sono state scelte le due linee che avevano risposto meglio, la linea di colon carcinoma e la linea di mesotelioma. E vedete, questo è il controllo e questo con self, quindi non cresce nessuna cellula tumorale nel periodo dei 14 giorni di trattamento. Al contrario, vedete, questi sono fibroblasti sani, mesotelio sano, sulla cellula sana non c'è nessun effetto. Quindi questo è un dato che è molto molto evidente, visivo, come voglio dire, di mancanza proprio di crescita di cellule tumorali. Poi anche in questo caso hanno valutato l'apoptosi. L'apoptosi l'hanno valutata in due modi. Da una parte sono andate a misurare il ciclo cellulare, le diverse fasi del ciclo cellulare, sia 24-48 ore, e hanno visto che in presenza di Cefud aumenta questa fase, la fase sub-G1. Questa fase è indicatrice di cellule apoptotiche, quindi attraverso lo studio del ciclo cellulare hanno individuato il nero rispetto al controllo. A 24 e a 48 ore aumentano le cellule che stanno in questa fase, sono cellule che hanno DNA frammentato e quindi sono cellule apoptotiche. Questa è la linea di mesotelioma, e sempre nella linea di mesotelioma sono state andate ad investigare alcune proteine coinvolte nel processo apoptotico, quali la caspasi 3 PARP, di cui parlavamo prima. In particolare si vede che la caspasi 3 viene fosforilata, PARP viene tagliato, vedete, questo c'è un frammento, e che ci stanno ad indicare che anche in questo caso c'è stata l'attivazione di proteine che favoriscono l'apoptosi. Altre proteine pro-apoptotiche, allora P53. Allora, quando la banda è più densa vuol dire che ce n'è di più di questa proteina all'interno della cellula. Quando la banda è piccola vuol dire che ce n'è di meno. Questo giusto per farvi capire come dobbiamo leggerlo. Allora, guardate P53. Vedete? Pochissimo espresso nella cellula tumorale. Con Cellfood aumenta l'espressione di P53, e come vi dicevo P53 è un induttore di apoptosi e quindi arresta il ciclo cellulare e favorisce la morte cellulare, per cui vedete nelle cellule tumorali, in entrambe le linee, c'è un aumento di sintesi di questa proteina, non solo di P53, aumenta la sintesi anche di P21 e di P27, anche P21 e P27 sono altre proteine che favoriscono l'arresto del ciclo cellulare. Al contrario, guardate CIMIC, che è una proteina che invece favorisce la proliferazione cellulare, vedete, scompare. Quindi diciamo questa proteina, che è molto presente nella cellula tumorale, tende a ridursi. Quindi vedete, investigando i meccanismi molecolari, nelle due linee di mesotelio, di carcinoma del colon, quindi viene favorito ciò che arresta il ciclo cellulare e manda la cellula in apoptosi, e viene inibito ciò che invece fa progredire il ciclo cellulare. Quindi questo è fondamentale. Capite che la cellula tumorale è complessissima, e dentro la cellula tumorale ci sono tante vie di segnali che possono essere investigate, quindi qui poi siamo sicuramente in una parte anche limitata, però queste sono proteine fondamentali per la regolazione della crescita della cellula, che regolano la crescita della cellula. Come ultima diapositiva, come dei risultati, una cosa fondamentale è l'inibizione dei pathway di sopravvivenza cellulare della cellula apoptotica.
Allora, nella cellula apoptotica HPT è una proteina che viene altamente iperattivata tramite fosforilazione, infatti ha un ruolo chiave proprio nella sopravvivenza della cellula tumorale e in genere è iperattivata in una grandissima parte dei tumori, dove poi tra l'altro genera proprio resistenza alla chemioterapia. Per cui riuscire a controllare l'attivazione di questa proteina è molto importante. Si vede infatti che la proteina P sta per fosforilata, quindi è la forma attiva della proteina. Vedete nella cellula cancerosa quanta ce n'è, c'è una banda molto spessa, quindi è una proteina molto presente, attivata nella cellula tumorale. In presenza di self-food guardate quanto si riduce, nella linea di colon carcinoma scompare e qua si riduce in maniera molto molto evidente. Quindi bloccare le vie che favoriscono la sopravvivenza della cellula tumorale è fondamentale. BCL2 è una proteina anti-apoptotica che quindi crea resistenza all'apoptosi, vedete? Altamente iperespressa, anche in questo caso si riduce fino a scomparire. Quindi questo risultato ci dice che in queste due linee self-food va a bloccare le vie intracellulari che garantiscono la sopravvivenza della cellula tumorale. Quindi questo è un dato anche molto 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 importante. Quindi concludiamo. Vedete, abbiamo avuto due approcci molto diversi anche di studio, che hanno portato entrambi a dimostrare le proprietà pro-apoptotiche di self-food. Abbiamo visto da una parte che modula il metabolismo energetico glicolitico attraverso l'inibizione del fattore tossico HIF1. Dall'altro abbiamo visto che riesce a inibire i pathway legati alla sopravvivenza della cellula tumorale. Quindi agendo su questi due meccanismi, self-food riesce ad avere proprietà apoptotiche e quindi riduce la crescita della cellula tumorale. E questo è fondamentale, questo lo dice proprio la letteratura. Ci sono evidenze che il crosstalk, quindi diciamo il dialogo tra la regolazione metabolica e i pathway, diciamo, intracellulare, le vie di segnale, sono fondamentali. E quindi combinare, vedete, l'inibizione della glicolisi con l'inibizione di questi pathway di segnale è un approccio, vedete, per razionale per il trattamento del cancro. Quindi penso che ci siamo come tipo di indicazione, come tipo di attività, proprio perché andiamo ad agire anche su due vie diverse, quindi diciamo c'è anche l'attacco in qualche modo su due fronti. Una cosa molto importante che non dobbiamo poi scordare, che si mi riallaccia un attimo anche a quello che diceva appunto il collega, è che appunto una cosa fondamentale è la sicurezza e la tollerabilità dei prodotti nel lungo periodo, quindi devono essere assolutamente sicuri. Quindi questo è garantito, appunto lo dicevamo appunto proprio poco fa con self-food, quindi sicuramente ecco, questo nutraceutico può avere una grande utilità clinica sia come cambio preventivo bloccando la fase iniziale della carcinogenesi grazie alla protezione antiossidante sul DNA e come supporto quindi al trattamento antineoplastico cercando appunto di bloccare le fasi più tardive della carcinogenesi con l'inibizione del metabolismo glicolitico, l'inibizione dei pathway di sopravvivenza cellulare. Quindi questo sicuramente i risultati che abbiamo ottenuti in vitro sono molto molto forti. Dicevo appunto ad alcuni che ho partecipato a fine 2013 al congresso Artoia, all'Istituto Superiore di Sanità a Roma. L'Artoia è l'associazione che si occupa di ricerca oncologica integrata e mi piace il loro approccio perché sono rigorosi nell'utilizzo anche di sostanze naturali validate anche dall'esperienza scientifica e quindi dalla ricerca
e ho incontrato diversi oncologi che già conoscevano Cellfood. Io ho portato questo poster con i risultati delle ricerche che vi ho mostrato oggi e ho incontrato diversi oncologi che già utilizzavano questo food supplemento come supporto al trattamento antineoplastico, perché appunto mi raccontavano di come avevano visto miglioramenti proprio nella qualità della vita del paziente grazie proprio a questo effetto anche, no, di supporto energetico che riesce a dare, contrastando quindi anche l'astenia legata proprio al trattamento chemioterapico. E poi anche per tutti i motivi, abbiamo visto, antiossidanti, quindi protegge anche le cellule dagli effetti tossici della chemioterapia e quindi dal trattamento proprio chemioterapico stesso, che insomma comunque è un trattamento molto forte, quindi questo sicuramente può essere un supporto di grande valore. Oh, ho finito! Scusate! Mi volevo dire un'altra cosa, ma perché la ricerca, vedete, è stata molto piena, insomma, negli ultimi anni, quindi non so se avete ancora altre domande. Da parte mia grande emozione, grande gratitudine, perché insomma era un sogno partito tanti anni fa, quando, come sapete, si dicevano era acqua fresca. Oggi insomma penso che non sia più possibile una cosa del genere, ma soprattutto penso che possa veramente essere un valido supporto per la salute che ritengo di tante persone. Quindi, grazie di cuore a persone insomma come te, Serena, come il professor Canestrari. Sì, sì, che ha creduto in primis poi del. Che poi è stata molto particolare, perché lui aveva visto lo studio della fibromialgia, ricordo. Ah, sì, sì. E mi aveva chiamato. Da curioso, ha detto, sì, cos'è sì. Questa cosa? Ma la cosa bella è stata questa, mi disse quando mi ha detto, guarda, ricordati che qui. Tu ci lasci il prodotto e se va bene, se va male, però pubblichiamo lo stesso. Ah, lo stesso, sì. E lui fu molto colpito, che io gli dice, guarda, fanne quello che vuoi, che tanto so che funziona. Ricordo.